dobbiamo stare attenti. Quello che temo di più, sinceramente, al di là del valore del giocatore, che è indubbio, ma temo le situazioni da palla inattiva. Ma non perché loro hanno un'abitudine che nel calcio italiano è stata, soprattutto così, dai media, l'informazione, trascurata. Non si possono, nel calcio si cerca di non andare in fuorigioco. Invece quando si mettono 3-4 giocatori in fuorigioco, volutamente, o vanno a fare dei blocchi, che nel calcio sono dei blocchi, e questi sono stati molto poco evidenziati, ma non solo per la Sampdoria, ma anche per altre squadre, o vanno a fare dell'ostruzione e quindi sei in una situazione attiva. È fuori gioco, è fallo. Non vedo nessuna partita in campo internazionale delle situazioni simili. Non ce n'è una che qualcuno si mette volutamente in posizioni di fuori gioco per andare a ostacolare o a creare problemi all'arbitro, in segnaline o agli avversari. È una situazione fallosa. E questo non è che sono io il legislatore, queste sono le regole del calcio. E qualche volta si è fatto un po' di casino su questo, non si è stati mai abbastanza chiari, compreso da tanti commentatori. Nel calcio internazionale queste cose non le vedo, e se ci sono, quando succedono, che fanno. Per questo